La Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, torna a Sansepolcro con la tappa di venerdì prossimo 15 maggio. Ma quest'anno non si tratterà solo del passaggio lento delle autovetture attraverso le vie del corso per ricevere gli omaggi della città e della popolazione e proseguire poi la loro marcia. Infatti, venerdì prossimo Sansepolcro sarà sede di tappa durante il tragitto di andata da Brescia a Roma e 400 equipaggi della storica corsa vi sosterranno dalle ore 12 alle ore 17. Il periodo di permanenza sarà animato fino alle ore 16 dalle varie associazioni in costume della città. Poi gli equipaggi ripartiranno alla volta di Roma, attraversando in auto per intero il centro storico della città Biturgenze, degna cornice dell'evento ospitato anche nel 2001. Anche Poste Italiane rende omaggio alla Mille Miglia, con un tributo che si è materializzato in uno speciale francobollo che verrà emesso domani 14 maggio e che sarà disponibile presso i due stand di Poste Italiane presenti in città lungo il percorso. Il francobollo raffigura in primo piano l'Alfa Romeo 6C 1005 Grand Sport durante le Mille Miglia del 1931 e sullo sfondo alcuni spettatori. A destra sono riprodotti in alto la mitica Freccia Rossa, logo ufficiale della gara automobilistica, e in basso la Freccia Brescia-Roma-Brescia, ad indicare il caratteristico percorso. In basso a destra è riportato il nome del bozzettista dell'Istituto Poligrafico dello Stato, Silvia Isola.